chiedo anch'io brevemente, ma direttamente da dove ci hai lasciati tu su questa cosa molto interessante, per cui tu fai declinare l'istituto del pubblico al fine di privatizzare, no? Questo è un po' il concetto. Tu stai, uno gestisce la cosa pubblica con, in qualche modo... Succede in modo patologico. Succede in modo, sì, strutturale, quindi patologico. Allora, questo è il punto che secondo me quei compagni che ci criticano difendendo il demanio non capiscono. E quella è la ragione per la quale secondo me un pezzo importante delle critiche che ci sono state mosse, che hanno danneggiato questa prima parte della nostra campagna, non c'è dubbio, perché sono venute da, io lo chiamo spesso fuoco amico, dimostrano di essere affezionati ad una nozione, che è quella del demanio appunto, che è esattamente quella che ha consentito questa logica. Perché il demanio sostanzialmente quando è che può essere privatizzato? E viene sostanzialmente privatizzato quando cessa l'uso pubblico, no? E la cessazione dell'uso pubblico nel demanio può essere, è una situazione in qualche modo di fatto che però viene interpretata dalla, dalla soggettività pubblica, la quale a un certo punto dichiara cessato l'uso pubblico e sdemanializza. Il che cosa significa? Significa che la categoria del demanio in sé è una categoria molto forte all'apparenza, quindi quando tu leggi sono beni demaniali, tu dici sono beni che sono inusucapibili, sono beni che sono inalienabili, sono beni, anche quindi dici bene, questa è una categoria forte, però purtroppo che cos'è questo? È la categoria concettuale, ma il contenuto della categoria non è per nulla difeso. Quindi la categoria di per sé, esatto, è bravissimo, cioè la categoria in sé è solida, ma il contenuto della categoria è arbitrariamente, ormai quasi arbitrariamente, come dire, selezionabile da parte della, dal parte dell'autorità pubblica. Quindi in un regime di crisi della rappresentanza generale, che ormai credo lo riconosciamo tutti e non bisogna essere compagni per riconoscerlo, cioè fa parte un po' in qualche modo di un'osservazione dei rapporti di forza tra privato e pubblico che sono sotto gli occhi di tutti, questi processi di cessazione dell'uso pubblico, di perdita della funzione pubblica che diciamo che precorrono il momento della sdemanializzazione, sono comunissimi. Cioè si sdemanializza in realtà per l'interesse in sé, il fine diventa in qualche modo il mezzo, non so come dire. Quindi la sdemanializzazione è avvenuta sempre. Tant'è che noi questa categoria del demanio l'abbiamo avuta per tutto il periodo delle grandi vendite che sono iniziate nei primi anni 90, che poi sono continuate con i famosi istituti Patrimonio S.p.A., e Infrastrutture S.p.A., te lo ricordi, i tempi del governo della cosiddetta finanza creativa di Tremonti, e che poi dopo hanno portato avanti in qualche modo quel grande processo di privatizzazione che abbiamo sventato col referendum del 2011, no? Il decreto Ronchi, che era poi quella roba lì, l'esito finale di un processo. Ecco, questa categoria del demanio semplicemente noi ci siamo resi conto fin dal 2005-2006, quando studiavamo il conto patrimoniale della pubblica amministrazione, quando sottoponevamo con Rodotà, con Lucarelli, con Nivara, con tanti altri a vaglio critico quell'esperienza, noi avevamo sostanzialmente osservato quanto questa categoria del demanio fosse debole, per questa ragione che dicevo prima, perché si andava dalla categoria al bene. La Commissione Rodotà ha proposto un'inversione di rotta, nel senso di andare dal bene alla forma giuridica. E quindi qualche cosa sta all'interno di una delle categorie della Commissione Rodotà, quindi sta all'interno della proprietà dei beni d'appartenenza pubblica necessaria, o all'interno della categoria dei beni pubblici sociali, o ancora all'interno della categoria dei beni comuni, non già per una scelta dall'alto di tipo formale da parte del diritto, ma per una connaturazione del bene stesso. Si va dal bene ai regimi. Quella era stata veramente l'inversione di tendenza. Per cui sostanzialmente i beni che sono nella categoria dei beni ad appartenenza pubblica necessaria, come per esempio le grandi infrastrutture, che erano i ponti, queste cose, le grandi reti, i grandi porti, eccetera, non è che sono demaniali perché il governo ha deciso che lo sono demaniali perché la loro sono ad appartenenza pubblica necessaria, perché la loro natura lo richiede. Questo era, come dire, il cambio, il capovolgimento teorico forte della Commissione Rodotà. Questa è la cosa che si stenta a far capire a quelle persone che sono nostalgiche della categoria del demanio come sorta di manifestazione d'epifenomeno del pubblico, no? Di un pubblico che si pensa che sia amico.
Questo stesso discorso identico vale per quelle altre critiche che hanno detto: ma voi coi beni comuni dite che possono essere sia di proprietà privata che in proprietà pubblica in modo indifferente. E quindi questa categoria dei beni comuni sostanzialmente non sarebbe una categoria che riporta nella collettività i beni, ma rimane, come dire, più legata a delle forme di privatizzazione criptica. Adesso io parafraso un po' le cose che ha scritto il compagno Fassina, ma insomma quella era più o meno l'idea. Ecco, il punto vero è che i beni comuni funzionalizzano le utilità. Per cui nella definizione della Commissione Rodotà ci sono utilità che sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e vanno governate nell'interesse delle generazioni future. Queste utilità, quindi diritti, e questi valori, i diritti fondamentali della persona e le generazioni future, quindi diventano più forti tanto della proprietà privata quanto della proprietà pubblica. Non è che il fatto di essere indifferentemente o privati o pubblici non è una categoria normativa, è una categoria analitica. Dice sostanzialmente, indipendentemente dal fatto che siano in proprietà pubblica o privata, le loro funzioni sono beni comuni, certo che più avanti. Questo era un po' il concetto, diciamo, teorico di questa cosa qui. E vado, assumo che, diciamo, il pubblico sia in qualche modo abbia un po' interiorizzato queste discussioni che ci sono state in questi mesi e che sono state abbastanza faticose per noi. Vado a quello che dici tu sulla democrazia diretta, se un'idiozia o non un'idiozia. Non so se intendeva idiozia in senso etimologico del termine, ma o se lo utilizzava, ecco. una stupidaggine, ecco, non una nel stupidaggine. Senso okay. greco e okay. 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 No, perché sennò esatto, poteva avere un significato corrente. Allora io credo che ci sia una differenza importante fra democrazia diretta e democrazia partecipativa, che quando noi abbiamo immaginato adesso la società cooperativa di mutuo soccorso fra generazioni presenti e generazioni future, abbiamo immaginato che cosa? Di costruire questa sorta di piattaforma che diventerà un bene comune, un'infrastruttura comune, bene comune che noi lasceremo aperta a tutti quanti, e poi vedremo come funziona, e lo facciamo per fare che cosa? Due operazioni. Una è per togliere l'eccezionalità agli istituti di democrazia diretta, in questo caso chiamo di diretta. Oggi il referendum e l'iniziativa popolare sono eccezionali, sono single issue politics, quindi escono soltanto in determinati casi e tutte le volte eccezionalmente pongono deroga alla democrazia rappresentativa, ok? Siccome oggi la democrazia rappresentativa non fa più il presupposto teorico di tutta l'analisi, siccome oggi la democrazia rappresentativa non fa più il suo dovere, noi dobbiamo cambiare questo rapporto di regola eccezione e quindi dobbiamo costruire un'infrastruttura, ok, che renda, e questa è la società cooperativa intergenerazionale, che renda l'esercizio della democrazia diretta non eccezione ma regola, in modo da poter essere in qualche modo qualche cosa che viene attivata da chiunque quando ce n'è la necessità. Questo è un po' il nodo, nel senso che attivare oggi un meccanismo di democrazia diretta è molto difficile. Lo può fare qualcuno che ha già delle connessioni politiche, che ha una visibilità, eccetera, ma il cittadino ordinario non ha la possibilità di utilizzarlo proprio perché non esiste un'infrastruttura che consenta come regola l'esercizio di questi diritti civili. E questo è un punto molto importante. Secondo punto, sempre che si persegue attraverso la cooperativa. La democrazia partecipativa non è solo democrazia degli istituti della politica, ma è anche democrazia giuridica. E di qui parte l'idea, per esempio, delle azioni a tutela dell'ambiente, a tutela delle generazioni future, cioè l'uso del diritto, nel senso della giurisdizione, al fine di far avanzare sostanzialmente il cammino, l'evoluzione ecologica della nostra società. Quindi dal punto di vista offensivo, oggi ci sono già molte esperienze di questo genere in Olanda, negli Stati Uniti e altrove, di cause pilota che vengono anche fatte in Francia, sul clima, tutta la climate change litigation. Non solo, ma il diritto è anche fondamentale, sempre in quest'ambito, come scudo. Perché chi si batte per i beni comuni molto spesso incontra la legge, il diritto e la persecuzione da parte del giudiziario. I compagni che si battono per il TAV lo sanno perfettamente, i contadini che utilizzano, resistono alle sementi brevettate, sono tutti oggetto di quello che viene chiamato lawfare, cioè la guerra attraverso il diritto. Ti becchi delle cause
ti portano via tutto, a quel punto ti rovinano. E per esempio in India ci sono moltissimi suicidi per queste cose, e questo c'è bisogno quindi di una soggettività che utilizzi il diritto anche da questo punto di vista, dal punto di vista della difesa, che è molto molto importante. Terzo punto altrettanto importante, quello della cultura, è stato detto anche da te, la democrazia partecipativa è una democrazia che richiede la presenza di spazi di agibilità democratica basati sulla verità. Non può essere, come dire, completamente lasciata nelle mani della propaganda televisiva o della propaganda giornalistica, che oggi è quanto mai portatrice di interessi specifici, che sono gli stessi interessi che hanno messo in crisi la democrazia rappresentativa, no? E quindi c'è bisogno di controegemonia anche in quell'ambito lì, e c'è bisogno soprattutto poi di questo grande disegno, che è quello della conversione economica dell'ecologia, o ecologica dell'economia, come si vuol dire, che è quella di costruire degli incubatori o dei luoghi che possano aiutare quelle persone che potrebbero governare delle imprese, immaginate i laboratori di un'azienda come la Pernigotti, eccetera, che sono aziende perfettamente sane, ce ne sono tantissime nel paese, ma che chiudono perché la proprietà, che molto spesso è all'estero e internazionale, investe quegli stessi soldi in borsa, nella finanza, con dei ritorni più alti, e quindi semplicemente abbandona la struttura produttiva, che magari dà un reddito più basso, al fine di investire altrove. Allora, questo pacchetto intero è la democrazia partecipativa. È il governo democratico dell'economia, si sarebbe detto negli anni 70, visto che facevi riferimento, sì, no, a quell'idea lì. Un modo sostanzialmente di prendere in mano l'economia, costruendo, integrando l'elemento economico con l'elemento politico in questa idea del governo democratico. Allora, questo è il cammino che noi abbiamo proposto. È un cammino ovviamente ambizioso, ma è chiaro che se dovesse andare, intanto da qualche parte bisogna partire, e che io sappia in campo non c'è una visione, diciamo, costituente di questo tipo. C'è una visione che abbia come scopo quello di mettere in campo un soggetto che funziona rispetto alla rappresentanza, così come funzionano oggi le corporation globali, cioè cerca di influenzare la rappresentanza, ma la influenza nell'interesse della trasformazione di capitale in beni comuni, no? Quindi facendo un'operazione uguale e contraria. Venendo brevemente al libro, il libro non parla di democrazia, perché è un libro che si dedica al diritto privato. Noi facciamo un ragionamento in quel libro lì, un po' le basi teoriche di questo ragionamento, di quello che poi in realtà è più la prassi che poi costruisce queste istituzioni che non la teoria, ma nel libro quello che c'è era la visione dell'uso controegemonico del diritto. Cioè di non poter più far conto sulla politica, questo è il punto vero, non poter più far conto sulla politica rappresentativa come luogo nel quale possano essere portate avanti politiche di emancipazione. Cioè, chi che sia che va al governo, e tendo a essere abbastanza radicale da questo punto di vista, poi ci sono spazi ovviamente per dissensi eccetera, ma il senso che ho con l'osservazione di sistemi politici ormai di tante parti del mondo è che dopo la caduta del muro di Berlino si sia strutturato quello che Debord chiamava lo spettacolo integrato, e quindi si siano costruiti dei modelli di politica che vanno tutti in una direzione di umiliazione di umiliazione della rappresentanza, fondamentalmente. Quindi se anche tu diventi presidente degli Stati Uniti, dopo non puoi fare un bel tubo di niente, nel senso che chi che sia che vince, vincesse pure Ocasio-Cortez piuttosto che, si ritrova in una situazione, in un condizionamento tale dal punto di vista dell'impatto dei soggetti privati organizzati da impedirti un'effettiva azione di emancipazione. E allora questo ovviamente in una semiperiferia come la nostra è ancora più evidente, e io credo che mettere in campo a questo punto, dire ma io non perdiamo tempo, se vogliamo, o comunque limitiamo il tempo che dedichiamo alla competizione elettorale e proviamo in un ambito non competitivo ma cooperativo, come quello della raccolta di firme o del referendum, a sederci intorno a un tavolo ed immaginare un'alternativa che non sia utopistica, ma che sia in qualche modo comunque un'utopia fattibile, ecco, questo che indica in qualche modo una strada. Questo era più o meno l'edificio che avevamo immaginato. È chiaro che spiegarlo non è facile, non è una cosa che metti in un Twitter. Ci sono degli elementi di comunicazione di questa questione, sia dei contenuti della riforma Rodotà che del disegno della cooperativa Delfina, diciamo, della costruzione di questo soggetto, che sono complessi, che richiedono un minimo
di pensiero, e questo è la parte nella quale è molto importante in qualche modo esercitare questo genere di attività come stiamo facendo adesso, cioè una sorta di apprendimento reciproco, e chiaramente bisogna convincere i compagni a essere un po' generosi e darci effettivamente una mano, mettendo da parte le differenze e ragionando magari invece sul grande disegno che abbiamo in comune. Ok? E mi fermerei qua.